Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, per raccontarvi quanto scriveva Padre Pio attraverso l'epistolario, il volume numero 3 dedicato ai figli spirituali, quanto scriveva da San Giovanni Rotondo, perché siamo nel 1918, quindi era già accaduto quello che i teologi chiamano l'assalto del Serafino, ovvero la trasverberazione, una lancia che gli ha trapassato il cuore. Ecco, la trasverberazione che poi andrà a completare questo aspetto della vita di Padre Pio con la stigmatizzazione del settembre del 1918. Ecco, Padre Pio scrive ad una sua figlia spirituale, che oggi è, possiamo dire, la prima figlia spirituale di Padre Pio, diventata beata, Maria Gargani. Sta pur rassegnata e possibilmente tranquilla alle assicurazioni delle autorità, soffri, ma la tua sofferenza sia rassegnata in modo da poter dire col profeta: nella pace la mia amarezza è amarissima, perché la sofferenza è voluta da chi vuole rendermi simile al suo unigenito. Quindi soffri, ma non temere, perché chi ti tiene distesa sulla croce ti ama e va alitando la forza per sostenere il martirio insostenibile e amore per amare amaramente l'amore. Soffri, ma vedi che Gesù stesso soffre in te e per te, affin di associarti nella salute delle anime. Gesù, gli scrive Padre Pio a Maria Gargani, non ti ha abbandonato, non ti abbandonerà. Non è la giustizia, ma l'amore crocifisso che ti crocifigge e ti vuole associare alle sue pene amarissime, senza conforto e senza altro sostegno che quello delle ansie desolate. Ecco la verità, ed è questa solo la verità. Nelle ore della prova non ti affannare, figliola mia, a cercare Dio. Non credere che Egli sia andato lontano da te, Egli è dentro di te. Anche allora, in un modo assai più intimo, Egli è con te, nei tuoi gemiti, nelle tue ricerche, simile ad una madre che spinge il figliolino a cercarla, mentre essa è dietro ed è con le sue mani che lo costringe a raggiungerla invano.